Ah, ciao! Che dite? Che sono 10 giorni che non pubblico niente. E vabbè, ho capito, ma c'ho troppo da fare, non potevo. E vabbè, va. E allora, uno. E due. Andiamo. E allora, abbiamo qui due robottoni della Good Smile Company della linea Degattai, e sono in particolare il Dagarn X e il suo comprimario Gahorn. Dagarn è una serie della serie delle serie Brave del 92 che si interpone tra il Firebird del 91 e il Might Gain del 93. Del Fightbird, la Good Smile Company ha in programma due uscite che usciranno l'anno prossimo, mentre invece del Might Gain ci sono già state due uscite, il Might Gain e il Might Kaiser l'anno scorso. Non so se verranno ristampate, adesso al momento è abbastanza difficile trovarli a un buon prezzo. Abbiamo quindi il robot principale, il Dagarn X, che si compone di questi tre mezzi, appunto come è classico nelle serie Gattai. La chiave è la combinabilità e la trasformabilità, un po' come i Transformers, e il suo comprimario, il Gahorn, in questa doppia modalità guerriero e robot e leone, che combinandosi con lui darà poi vita alla forma definitiva e più potente del Grit Dagarn GX. E allora tiriamo tutto fuori dalle scatole e vediamo un po'. Questo è il contenuto delle due scatole. Quindi, per quanto riguarda il Dagarn X, abbiamo i componenti Dagarn, trasformabile appunto nel robottino Dagarn, cioè questo qui, posabile e dotato di una sua piccola pistola. Abbiamo poi l'Air Fighter, questo velivolo che tra l'altro ha la gimmick di poter tirare fuori i carrelli per essere posizionato a terra, che formerà le braccia e il torso del robottone, e l'Earthliner, questo treno, e d'altronde sappiamo che i giapponesi sono particolarmente orgogliosi delle loro ferrovie e quindi in moltissimi Brave troviamo elementi ferroviari, che formerà le gambe del nostro Dagarn X. Abbiamo poi delle parti performing, che sono due gambe aggiuntive più anime, da sostituire volendo all'Earthliner, che quindi potrà anche essere esposto separatamente se sostituiamo le gambe con queste qui. Abbiamo un busto fake, diciamo, per sostituire nella trasformazione in Dagarn X il Dagarn, perché l'automobile o il robottino, quando si forma il Dagarn X, diventa, come potete vedere qui, ecco. Vedete il musetto con la striscia blu, diventa il busto del Dagarn X. E quindi possiamo utilizzare questa parte platforming che ci hanno fornito e esporre quindi separatamente in vetrina anche il nostro Dagarn o in modalità automobile o in modalità robottino. Poi abbiamo delle armi, cioè quindi la spada principale che viene usata dal Dagarn X e questi due fuciloni o pistole che possono essere combinabili in un fucile a doppia canna. Per quanto riguarda invece il Gahorn, abbiamo il robot principale trasformabile in leone con i vari accessori. Abbiamo questa placca pettorale che si applica appunto qui. Abbiamo la coda, due asce, due fucili molto ben verniciati, tra l'altro, che possono essere utilizzati separatamente dal Dagarn, ma che uniti tra loro formano il fucilozzo del Grit Dagarn X. Eccolo qui. Questo esce fuori dalla combinazione dei due. E infine le zampe del leone che vanno applicate ai lati delle gambe del robot. E allora assemblo intanto il Dagarn, il Gahorn, e poi procediamo alla trasformazione del Dagarn X.
dimenticavo che ovviamente in ognuna delle due scatole, oltre a un manuale fatto veramente bene, e è una cosa più unica che rara, perché generalmente i manuali sono carini da un punto di vista estetico, però poi quando si tratta di trasformazione non ci si capisce granché, e invece in questo caso le trasformazioni sono spiegate molto molto bene, perché tutti i pezzi da muovere sono fatti con un colore diverso e soprattutto i disegni sono estremamente chiari, quindi si preannuncia una trasformazione decisamente facile. E oltre a questi manuali, nelle due confezioni abbiamo anche delle mani aggiuntive action per tutti e due, e per quanto riguarda il nostro Dagarna, il robottino, una piccola pistola. E allora ecco qui il nostro Gaorn, armato con un fucile ad un'ascia, in posizione abbastanza battagliera. Diciamo che come aspetto è bello, anime, colorato, ben verniciato e non si notano difetti particolari. Però ecco, per quanto riguarda un giudizio tecnico, il feedback che ho avuto ve lo dirò appena avrò trasformato anche questo qui, così li vedremo insieme. E quindi via con la trasformazione. Allora, prima di trasformare i componenti nel Dagarn X, ho approfittato per farvi vedere questa modalità in cui tutti e tre i componenti si uniscono per formare questa modalità volante, spaziale, credo. Non so perché la serie non l'ho mai vista, e mi ero ripromesso di guardare qualche serie in questo periodo di vacanza, ma poi alla fine i giorni passano senza combinare niente e non l'ho fatto, quindi non so quando usasse questa modalità. Comunque è una modalità presente, tra l'altro in questo sito in cui viene agganciata la macchina potete anche agganciare il Dagarn combinato e trasformato nella sua modalità robotica. Ci sono due pernetti che permettono di agganciare le gambe qui, e ora trasformiamolo invece nel Dagarn X.
Allora, ecco qui i nostri due eroi trasformati. Per quanto riguarda il Dagar Nyx, abbiamo sempre la possibilità di mettere queste due gambe performing e quel busto performing in modo da liberare il Dagar. Abbiamo la possibilità, tra l'altro, di utilizzare queste due pistole combinabili come anche singolarmente, anche se hanno delle impugnature differenti, perché questa viene impugnata in questo verso e questa invece in quest'altro, però facendole entrare le impugnature e le canne, queste pistole possono essere riposte ai fianchi delle gambe in questo modo. Eccolo qua. Ed ecco qui il Dagar nella sua forma completa. Ora, allora, a livello estetico sono belli grossi, perché comunque stiamo parlando di un'altezza di almeno 25 cm, non ho qui il metro, però comunque ad occhio e croce questa è una spanna, una spanna più o meno sono circa 24-26 cm. E quindi immagino che una volta che saranno combinati nel grit Dagar GX saranno forse superiori ai 30 cm, quindi sono dei modelli veramente molto grossi. Non sono assolutamente consigliati agli amanti del metallo, perché qui di metallo non ce n'è assolutamente niente. Sono molto molto simili ai Transformers classici Masterpiece della Takara, quindi tutta plastica, però io non mi sento di lamentarmi, perché ho trovato plastica comunque solida, di qualità, che incoraggia a trasformare il pezzo in maniera divertente, senza paura di rompere niente. Non sono stato troppo delicato, quindi tutto sommato mi è sembrato decisamente solido, anche se interamente in plastica. Anche le articolazioni sono tutte in plastica e tutte a frizione, per lo più. Ecco, le tibie qui sono a frizione, mentre invece sono a cricchetto, ma sono cricchetti molto delicati, le spalle e le anche. Come potete sentire dal rumore, non sono dei cricchetti molto rigidi, e così come pure questa qui. Qui si sente che sono dei cricchetti plastica su plastica abbastanza deboli, però comunque sufficiente a reggere il pezzo in piedi, perché e nelle varie pose, perché comunque è abbastanza leggero essendo interamente in plastica. Le articolazioni invece di ginocchia, polsi, gomiti sono tutte quante interamente a frizione, quindi ovviamente in seguito ad usura possono allentarsi un po', ma è abbastanza facile ripristinarle, basta magari una gocciolina di cera densa o un po' di smalto, insomma, e ritornano ad essere dure se non c'è la vite da stringere. Se c'è la vite da stringere, stringere quella e basta. Quindi esteticamente per me nulla da dire, la verniciatura è molto bella, bello questo dettaglio, la faccio vedere da vicino, del pianeta Terra su questo, eccolo qua, vedete? C'è tutto il planisfero su questa sfera dell'attacco dal petto, che non ricordo come si chiamasse. Le vernici dorate sono molto belle, per lo più ci troviamo di fronte a dei pezzi in plastica cruda, però con numerosi tocchi di colore, come possiamo vedere la spada qui è interamente verniciata, e le parti oro, alcune parti rosse, alcune parti anche gialle, per lo più bianco e nero sono tutte quante in plastica cruda, così come anche le articolazioni, che sono grigie proprio della plastica sua. Diciamo che la qualità, se siamo abituati a dei Goggin in metallo verniciati o a dei pezzi come i Fans Toys che sono interamente verniciati, non è ovviamente a quel livello, sebbene il prezzo sia comunque di quel genere lì. Però per quello che devono fare, insomma, la trasformazione è ingegnerizzata bene, è divertente, la posabilità è abbastanza buona, anche se non hanno però il busto snodato, ma quello probabilmente è funzionale alla trasformazione e alla combinazione. Diciamo che il feedback maneggiandoli è di pezzi veramente molto leggeri, però comunque nel complesso sono solidi.
c'è una mancanza qui su questo Gaorn, la parte posteriore è praticamente interamente vuota. Capisco che questo sia funzionale alla trasformazione, ma quantomeno dei pannellini per chiudere tutti questi vuoti o un pezzo performing per chiudere questa testa sarebbe stato gradito, perché comunque, ripeto, il prezzo è in linea con dei pezzi, diciamo, più curati. Però nel complesso io, se amate i Brave e se non vi fate troppi problemi per l'abbondanza di plastica e se vi piace trasformarli in maniera semplice e divertente e soprattutto se vi piacciono i pezzi grossi, perché questi hanno delle dimensioni decisamente imponenti, li consiglio tranquillamente. Se invece cercate dei Brave più accurati ma non trasformabili, allora bisogna orientarsi sulla linea Sentinel che adesso ne sta sfornando parecchi. D'altra parte, anche da gara sta ristampando la sua serie Brave, ha già messo in programma per febbraio 2025 l'ex Kaiser, che probabilmente sarà in linea con questi qui, come è più piccolo come dimensioni, ma come materiali, perché il vecchio ex Kaiser che abbiamo visto in qualche video fa aveva moltissimo metallo. Non credo che quello nuovo sarà così, anche se sarà molto molto più anime. Lo vedremo, lo confronteremo con il vecchio. E allora adesso direi di vedere la trasformazione del Gaorn e poi di creare il pezzo grosso, il Big Daga, Great Dagarn Jigs. La nostra modalità leone e anche in questo caso devo dire trasformazione divertente, semplice, non frustrante. Tutto quanto in questi modelli è giocato sull'insegna, appunto, è una ripetizione, ma è vero, della giocabilità. E quindi continuiamo a giocare e assembliamo il bestione.
Ecco il nostro Grip Dagarm X, che possiamo anche equipaggiare con questa armona montata ad hoc, in particolare così, tac, e applicando qui sopra questo componente carinissimo che abbiamo sulla schiena e che era prima sul petto del Dagarm, eccolo, che si trasforma in una specie di fenice o altro uccello che si aggancia qui sopra. C'è anche gli artigli, guarda che carino. Voilà. Così, o se preferite così. E questo fucilozzo lo potete applicare anche con due mani, tra l'altro facilitati dal fatto che le due impugnature scorrono, e quindi questo vi aiuta sicuramente a trovare una posizione delle mani agevole per impugnarlo. Allora, cosa dire? Innanzitutto in questa modalità combinata è davvero molto alto, infatti ci troviamo sui 30 forse più centimetri, credo che siano 32 o 33 centimetri. Esteticamente è molto bello, però gusto personale io lo preferisco nei due robot divisi, perché questa modalità combinata la trovo un po' troppo barocca, troppe escrescenze, troppe punte, troppo. Quindi al mio gusto personale sinceramente piacciono più i due robot singoli, però comunque ragazzi, nell'anime era così, e quindi sicuramente è ben fatto e appunto esteticamente bello. I materiali sono quelli che so, abbiamo visto poco fa. Lo consiglio, se vi piacciono i robottoni Brave grossi, costruiti all'insegna dell'accuratezza anime, ma anche all'insegna della giocabilità, perché comunque le trasformazioni sono semplici, divertenti e è veramente molto molto giocabile, dà anche tante possibilità di utilizzare le varie parti in un modo o nell'altro, quindi nel complesso molto divertente. Se vi piacciono però i robot più accurati, sia come materiali che come verniciatura e soprattutto come soluzioni tecniche, perché qui vediamo delle soluzioni tecniche alla fine molto molto semplici, è molto giocattoloso, ecco, il termine più adatto è proprio questo, e allora sicuramente magari sarà meglio andare su altri modelli, Sentinel, anche Action Toys sta facendo il Firebird, poi non so se farà anche gli altri. Quindi lo consiglio sicuramente a tutte le persone che preferiscono un giocattolo divertente ma comunque anime accurate. Non lo consiglio a tutte le persone più esigenti e che non hanno magari molto spazio in collezione perché comunque è ingombrante, e a tutti gli amanti del metallo assolutamente no, perché ovviamente qui non c'è, ci sono soltanto le viti in metallo. E quindi direi che per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per essere stati fin qui e se vi è piaciuto mettete un like. Ciao!